Insomma, l'avresti mai detto? E perché io no, non l'avrei mai detto! Vedermi qui, su tutti i negozi Animate, su tutti i negozi che guardavano anime e manga, con la mia faccia da papera! Con la mia faccia da papera! La rivista mia! Oppure fare un mio calendario, fare pubblicità, vedermi in TV! E tipo, ehi, sai, devo fare una pubblicità dopodomani! Io tipo, ah sì? Tutto quello che riguardava pubblicità, televisione, ho fatto anche diversi lavori d'immagine. Ho provato a fare la doppiatrice, la presentatrice, l'idol, ho provato anche l'attrice. Ho provato appunto per i cosplay ufficiali, da modella, fotomodella. Ho davvero fatto un sacco di esperienze grazie a questo lavoro. E se mi volete chiedere com'è il rapporto con gli altri, ovviamente non vi posso dire che sì, va tutto bene, siamo tutti amici, assolutamente no. La rivalità in Giappone è spietata. Essere straniera spesso ha i suoi lati positivi, ma anche i suoi lati negativi. Ci sarà sempre qualcuno che ti criticherà solo per la tua faccia bianca. Pazienza, vado avanti. Qualcuno ha provato a mettermi i bastoni tra le ruote l'anno scorso per questo. Però ho detto, non mi interessa, io ritorno. Ho dovuto rinunciare a tante cose, ho dovuto rinunciare alla prima per mettere da parte dei soldi, non ho potuto continuare gli studi in una scuola di giapponese sempre per una questione economica, e molto spesso tipo vendo i miei cosplay per poterne farne nuovi, oppure evito di comprarmi i miei vestiti per... Insomma, io penso sempre tipo a mia madre o mio padre, che probabilmente avrebbero voluto una ragazza normale che va all'università, o insomma non avrebbero mai potuto immaginarsi che sua figlia si vestisse tipo da cartone animato e ci facesse un lavoro, oppure andasse a lavorare in Giappone. Non sarà sempre così, ovvio, perché questo lavoro non è per sempre. Tantissime cose riguardano l'immagine, altre no, tipo la radio. Però mi piacerebbe continuare così ancora per un po'. Mi piacerebbe continuare a fare queste bellissime esperienze. Poi un giorno si può sempre lavorare da dietro come producer, come altre cose. In realtà ci sono un sacco di cosplayer che fanno lavori molto importanti ma non lo dicono. Ma grazie al loro essere otaku e avere esperienza in campo ci riescono. Ho creato il mio primo singolo quando ero una idol. Adesso, tuttora, come avete visto nel video precedente, ho una mia band di musica tradizionale giapponese. Penso di avere sognato per la prima volta questa band 3 anni fa. Ho detto al mio manager, sarebbe bello fare una cosa giapponese anche se io sono italiana. Vorrei tipo dividere questa barriera, che sia cosplayer o sia italiana o sia di quel che là. Io spero di portare qualcosa, di cambiare le cose, di dare più opportunità agli altri, perché quello che ho passato io certi giorni non li auguro assolutamente a nessuno. Perché ci sono persone che ti vogliono, diciamo, ingannare, persone che non credono in te. E vi garantisco che quando ero piccolina nessuno credeva in me. Forse i miei genitori sì. Però io non mi sono arresa. Io so che posso essere la prova di qualcosa, di una ragazza normale che realizza i suoi sogni, perché la determinazione è tutto. Quello che fai, il tuo impegno è tutto. E vi garantisco che io di mio sono molto autocritica. Penso sempre, non valgo abbastanza, non faccio abbastanza. Ma mi godo la vita. Mi piace un sacco quando le persone vengono, mi abbracciano. Quando ho quel rapporto con i fan, che comunque è un'amicizia. Quando mi dicono belle cose, tipo voglio diventare come te. Oppure diventano più grandi, cambiano idee, mi dicono, sai, ci ho ripensato, però ho notato invece grazie a te diverse cose, le difficoltà di stare in Giappone e tutto. Quindi io spero che in realtà il mio YouTube, per quanto noioso che sia, vi possa aiutare a farvi sorridere un po'. Questo è il mio obiettivo, il mio scopo finale. Certo, magari guadagnare un giorno 500.000 come qualche cosplayer qua non mi farebbe schifo, ma non ho iniziato per questo. Fare quello che mi piace, condividerlo e continuare. Quindi se vi state chiedendo che lavoro faccio, oppure chi sei e cosa fai, non ve lo saprei dire neanch'io. E cosa mi piacerebbe diventare? Non ne sarei così sicura. Mi piacerebbe diventare un'icona, continuare a condividere cose, regalare felicità e sorrisi. Questo è Yuriko Tiger.